male che mi arrivano le ferie, perché veramente non ce la faccio più. Io mi sento stanca, Che poi quando uno è piccolino non se ne rende conto, perché c'hai mesi di festa davanti, capito? Mo, invece quando sei grande, ma a parte il sabato e la domenica. No, però mo viene Natale, ci facciamo quei tre giorni in più. Due in realtà. Alla vigilia si lavora. E mo arriva il 25, godiamoci questi altri due giorni. È sabato. Quindi comunque staresti a casa. Vabbè, però il 26, Santo Stefano. Domenica. Giustamente. Oh, io comunque sono entusiasta, resto tale, perché mo viene Capodanno, il 31. Saluto. Si lavora. Primo gennaio. Sabato. Pasqua. Domenica. Pasqua e domenica. È sempre di domenica. Ma da quando, fru? Almeno 20 anni. Allora, primo maggio. Domenica. Ferragosto. Domenica. 2 giugno, mi sono scordato, 2 giugno. Giovedì. Oh no! Il 13 posto. Mannaggia! Natale 2022. Domenica. Capodanno persiano. 20 marzo, domenica. Capodanno ebraico. 25 settembre, domenica. Capodanno cinese. 1 febbraio. Martedì. Ancora monte! Se sei cinese. Mannaggia, ma non sei cinese, che domanda è? Un giorno di festa, ragazzi, ragazzi, oh, basta! State da 3 ore a urlare, ferie, ponti, Pasqua, Pasquetta, Capodanno! Ma tutto a posto, mi state esaurendo! Che vi interessa? Ma non capite che il senso delle ferie è l'attesa! È l'attesa a rendere speciale un giorno lontano dal lavoro! E non importa se dobbiamo aspettare un giorno, un mese, un anno. Quello che importa è che poi alla fine questo giorno arriverà e staremo... Capodanno 2023? Domenica. Domenica decido io l'andamento astrale del globo, aia! Feliz Navidad, prospero anno e felicità. Ma perché a te non importa niente? Lo so che sei morto dentro, ma come fai? Perché io ho raggiunto l'indipendenza economica e finanziaria. Eh? Investo in criptovalute. Pensate che l'altro giorno, stando a casa, ho guadagnato 2.610 euro. E oggi, invece... Hai perso 3.000 euro. Ho perso... sono rovinato!